Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi facciamo due parole con Gianmaria Pesce, ligure, avvocato del Foro di Milano. Attualmente da diversi anni collabora con lo studio Mondini, Bonora, Ginevra, Lofir. È uno studio legale, è specializzato in contenzioso ordinario e arbitrale in materia creditizia, quindi supporta gli istituti di credito in questa attività. Però l'ultimo master che ha conseguito è all'Università degli Studi di Milano, è in materia di intelligenza artificiale e blockchain, e il tema di oggi è quello dei bitcoin. Lui infatti è relatore in diversi convegni sull'argomento, è un grande appassionato della materia e con lui faremo un brevissimo tuffo. E Gianmaria, grazie di essere qui, sono felicissima, mi fa piacere, è il nostro secondo incontro, il primo del 2022. Tu hai partecipato anche all'edizione di Due Parole 2021 e il tema di oggi è un tema molto molto caldo e negli ultimi anni si sta parlando tanto di Bitcoin. Riesci in maniera sommaria a raccontarci un pochino della genesi dei Bitcoin e quali sono anche le considerazioni che stanno emergendo nell'ultimo periodo sui Bitcoin? Certo, volentieri, grazie Alice. Allora, partiamo dall'inizio, e cioè dal white paper di Bitcoin, che è un documento che compare in una mailing list di appassionati di informatica e di crittografia alla fine dell'ottobre del 2008. È firmato da Satoshi Nakamoto, che è uno pseudonimo per il creatore di Bitcoin, nonché autore di questo paper, che ha il taglio dell'accademico scientifico. È un paper abbastanza breve, ora è pubblicato, anche tradotto nella maggior parte delle lingue, ti lascerò il link per il PDF in italiano. E partendo da alcuni concetti tecnologici già conosciuti e utilizzati, ipotizza la possibilità di sviluppare una nuova rete decentralizzata peer-to-peer per scambiarsi valore sostanzialmente attraverso appunto diretta interazione tra tutti i nodi di questa rete. In sostanza, il Bitcoin, proprio nel white paper, viene definito come una moneta decentralizzata, una moneta digitale decentralizzata, che permette di mandare pagamenti diretti da una parte all'altra senza necessità di intermediazione, quindi di un punto di centralizzazione, un intermediario che gestisce la transazione. Viene gestita attraverso all'interno della rete. Dopo la pubblicazione del white paper, qualche mese dopo, Satoshi Nakamoto la rende concreta e implementa e sviluppa e mina il primo blocco della rete Bitcoin. La rete Bitcoin, in parole semplici, come funziona? Funziona attraverso un algoritmo di crittografia, per cui i nodi della rete che ho menzionato prima, individuali, devono prestare il consenso a un'operazione che viene sviluppata attraverso un algoritmo che trova la cifra, la soluzione matematica per chiudere coerentemente il blocco della catena. Per quello si chiama blockchain, anche se il nome blockchain non compare mai nel white paper, sarebbe più corretto utilizzare il nome time chain. Chiude questo blocco in maniera coerente con i blocchi precedenti e i blocchi successivi. Nel blocco ci sono scritte delle informazioni che sono, per la stessa natura di questa rete, distribuite, quindi il registro delle transazioni, la catena di blocchi, la copia della catena di blocchi è presente su ogni singolo nodo della rete,
e si aggiorna, man mano che si aggiorna, tutti hanno una copia di tutto il registro delle transazioni dalla nascita fino al momento attuale. Operativamente viene chiuso un blocco ogni 10 minuti in media. Questo è il lavoro che svolgono i miners, cioè si è creata via via nel tempo un settore specializzato dell'industria che è quello che appunto fornisce l'energia computazionale, algoritmica se vogliamo, per risolvere i blocchi e quindi mandare avanti le transazioni. Da che era agli inizi, agli albori, per il primo anno ha minato quasi solo Satoshi e i wallet a lui riconducibili contengono circa 1 milione di monete su una supply massima di 22 milioni di monete, di 21 milioni di monete, che sarà però raggiunta nel 2140 circa. Perché, se ci arriviamo visti i tempi. Perché in questo meccanismo di cui ho dato dei cenni sostanzialmente, senza neanche fare riferimento alla proof of work, che è diciamo come è stata denominato questo algoritmo a cui facevo riferimento prima, che consente di avere questo database distribuito, sempre aggiornato e coerente con la spendita, diciamo, la creazione da una parte e la spendita dei bitcoin, perché i bitcoin vengono creati quando si chiude il blocco. Quando si chiude il blocco a chi ha trovato l'algoritmo, a chi ha trovato la soluzione dell'algoritmo che chiude il blocco, vengono assegnati, quindi al miner vengono assegnati un tot di bitcoin. Questo ammontare di bitcoin è decrescente e si dimezza ogni 4 anni. C'è questo procedimento, questa peculiarità del protocollo, perché a tutti gli effetti Bitcoin diventa un protocollo visto così, come può essere l'HTTP, diciamo, o il TCP/IP, quello su cui viaggia internet, e nel momento in cui appunto viene chiuso il blocco, vengono assegnati in premio questi Bitcoin al miner che ha chiuso il blocco. Diventano di sua proprietà, poi normalmente i miners li vendono, perché come dicevo prima è un settore industriale a tutti gli effetti, quindi fanno i loro conti quanto sono in attivo, in passivo, in base ai costi di entrata sul mercato, che oggi richiedono importanti acquisti di hardware che vengono praticamente fabbricati in un solo posto al mondo, gli ASIC si chiamano. E inoltre il costo energetico, ovviamente, perché questa proof of work necessita di molta energia affinché venga realizzato, compiuto il passaggio di chiudere il blocco. Dicevo, è sostenibile nel tempo? Questo è tutto un altro discorso. Si sente spesso parlare di impatto energetico del mining. Sì, ad avviso degli stimatori di Bitcoin, non solo è sostenibile, ma è auspicabile che si vada in quella direzione, perché diciamo che incentiva una produzione green e incentiva alla conservazione dell'energia che è stata utilizzata, dell'energia elettrica, diciamo in questo caso, che è stata utilizzata per creare, per minare il blocco, che viene, diciamo, sotto certi effetti convertita in quelle monete che sono il prodotto del blocco e che poi vengono diffuse. Non siamo ancora entrati negli aspetti economici, naturalmente sono le cose che più attirano il pubblico in realtà questi, però per chi l'ha approfondito e l'ha studiato, sono piuttosto secondari rispetto ad altri aspetti della tematica. Dicevo quindi che l'halving, che si realizza ogni 4 anni, in realtà si realizza ogni X blocchi. I blocchi, io ho detto che si chiudono ogni 10 minuti, ma è una cosa media e statistica, quindi anche il termine temporale dei 4 anni è indicativo, dipende dai blocchi. E il tempo in cui vengono chiusi i blocchi dipende a sua volta dalla potenza computazionale che ha la rete in quel momento, il cosiddetto hash rate, cioè la potenza di hash, la potenza di computazionale proprio, che viene poi applicata con parametri, diciamo, di crittografia per andare a sviluppare quello che ho spiegato poco fa.
Dopo un periodo iniziale di 4 anni in cui il reward del blocco era 50 bitcoin, si è dimezzato, si è andati a 25, poi a 12,5, poi a 6,75, poi si andrà a, che è l'attuale epoch, è la quarta epoch, diciamo l'halving determina l'epoch o epoca in cui si trova la rete. E ecco, questo è il funzionamento dal punto di vista tecnico-tecnologico a grandi linee. Dietro questo lavoro e l'implementazione che poi pratica, che poi dal 3 gennaio 2009 ha iniziato a svilupparsi, che è il giorno del blocco zero, il blocco di Genesi si dice, ha continuato ininterrottamente a funzionare questa rete peer-to-peer fino a oggi, senza interruzioni, in maniera decentralizzata, e ha resistito anche a degli, possiamo definirli, attacchi anche importanti che si sono indirizzati contro la stessa. Ad esempio, ricordiamo la scorsa estate il ban in Cina dell'attività di mining di Bitcoin, cioè la Cina da un giorno all'altro, anche se era un po' nell'aria, ha dichiarato illegali quell'attività che, ripeto, in altri paesi è a tutti gli effetti, ma anche lì lo era, un settore industriale ormai. E quindi c'è stato un picco tremendo della hash rate, della potenza computazionale della rete, perché i miners cinesi hanno spento le loro macchine e se le sono prese e sono trasferiti in altri paesi ancora consentivano quell'attività. In particolare lì, dopo la Cina, il Kazakistan e tanto gli Stati Uniti sono migrati, tanto in Kazakistan che era vicino e negli Stati Uniti che comunque sono molto vasti, hanno anche diciamo apporti energetici peculiari. Parlando di apporto energetico, facendo un piccolo inciso, l'attività di mining, prima ho detto che incentiva lo sviluppo dell'energia green. Sì, perché sostanzialmente richiedendo così tanta energia, e in parte può anche andare, passami il termine, sprecata, nel senso che tutti i miners provano a risolvere il blocco, ma solo uno ce la fa, quindi l'energia utilizzata dagli altri viene sprecata. In realtà non è sprecata, è implementata in quello che riesce a risolvere il blocco, perché allora quel blocco varrà non solo l'energia di chi è riuscito a trovare la soluzione, ma anche quella di tutti gli altri che non ce l'hanno fatta, sotto un certo punto di vista. Dicevo che le mining farm cercano energia a basso costo e cercano spesso, ad esempio in Cina, si avvalevano della stagionalità di alcune produzioni energetiche, utilizzando ad esempio, sfruttando la stagione delle piogge in certe zone, che consente ad alcune aziende idroelettriche, ad esempio, di avere un surplus di energia, che come sai uno dei grandi problemi energetici è lo stoccaggio. Non potendo stoccare, come è evidente anche dal costo delle batterie delle auto elettriche e da tutto quello che viene poi per quanto riguarda lo smaltimento delle stesse, tutto dovrebbe essere incluso nel costo energetico. Certe aziende trovano più conveniente disperdere quel surplus di energia prodotta che provare a spostarlo o a stoccarlo, e i miners offrono un ottimo, si offrono come player per acquistarlo e per appunto utilizzarlo in maniera che loro ritengono più efficiente possibile. E anche il mercato, come abbiamo visto, visto che il valore di Bitcoin oggi è veramente elevato rispetto a quello anche solo, non degli albori, ma anche solo di qualche anno fa, ha questo, diciamo, feedback, per cui è evidentemente un valore intrinseco, che è uno dei grandi vantaggi. Sì, però appunto chi lo critica dice Bitcoin non ha valore intrinseco, perché non è legato a qualche cosa che lo sorregge, come sono state le valute nazionali, le valute fiat. Poi oggigiorno non è più così neanche per quelle, perché sa che l'evoluzione degli accordi di Bretton Woods ha portato da prima al dollaro backed sull'oro, tra l'altro solo in maniera frazionaria,
e dopo con Nixon, quando Nixon è andato, ha dovuto gestire la guerra del Vietnam, sostanzialmente si è anche sganciato anche da lì, e quindi oggi è retto dalla, infatti si chiamano valute fiat dal latino, così è retto dalla potenza dello Stato, in cui c'è la banca centrale che emette quella valuta sostanzialmente. Diciamo lato valute, correggimi se sbaglio Gianmaria, sono visti male i bitcoin perché, come dicevi tu, non è necessario un intermediario e di conseguenza non c'è nessuna autorità che vigila su il loro trasferimento. Esatto, non c'è un'autorità centrale, anzi lo scopo, diciamo, uno degli scopi della rete è eliminare l'intermediario e l'autorità centralizzata e quindi decentralizzare. Però altre caratteristiche, la blockchain, che sotto un certo aspetto possono, diciamo, compensare questa distribuzione, decentralizzazione, è immutabile e trasparente. Cioè, se io posso, se io sono in grado di associare l'indirizzo di un wallet Bitcoin a una persona, a una soggettività giuridica o una soggettività normale, sono in grado di andare a vedere sul registro distribuito della blockchain tutti i movimenti di quel wallet, perché è tutto in chiaro, non è come in un conto corrente o un account privato detenuto da un'autorità centrale. Essendo decentralizzato e distribuito, ognuno può andare a verificare tutti i passaggi del lavoro, della catena. Ti volevo fare una domanda, però non c'è nessun controllo, correggimi se sbaglio, visto che non conosco la materia, quindi sto ragionando con te. Non c'è nessun però controllo su la singola identità, la persona fisica che compie la transazione, e di conseguenza non c'è nessun controllo neppure sull'origine dei fondi. È corretto, sì. Non ci possono, diciamo, essere questi controlli sul sistema in sé. Possono essere implementati attraverso l'interazione di quel sistema con il sistema finanziario, bancario tradizionale, perché oggigiorno, a parte i miners professionali, nessuno mina e quindi crea più bitcoin, ma vengono acquistati attraverso exchange, che altro non sono che intermediari centralizzati. Cioè la domanda di bitcoin ha fatto sì che sorgessero dei nuovi player che si frappongono proprio in quel segmento che l'idea iniziale voleva escludere. Ma un po' per la complessità, un po' per la speculazione e le potenzialità di speculazione che potevano essere, sono nati questi player che si chiamano exchange, quindi sono delle borse valori sostanzialmente che ti consentono di tradare, di convertire denaro fiat, dollari, euro, eccetera, in bitcoin. Chi studia il settore pensa che la fase degli exchange sia solo una fase, appunto, e poi si tornerà, diciamo, come è stato fatto per i primi 2 o 3 anni, agli albori, a una rete veramente solo distribuita di nodi e utenti che interagiscono. Secondo il tuo punto di vista, arriveremo a... cioè, adesso sì, almeno l'impressione che ho io, nonostante io lavori per un gruppo bancario, in generale anche fra i miei coetanei, quindi persone che hanno una fascia d'età fra i 30 e i 40 anni, è un pochino dell'extraterrestre che arriva sulla Terra. Ecco, secondo te in una fase successiva, ma anche nel medio periodo, sarà uno strumento che tutti utilizzeremo con facilità, normalità? Probabilmente sì, ma non nella versione e nell'idea originaria del creatore. Verrà utilizzato dalla maggior parte delle persone, io credo, con un'intermediazione centralizzata, e quindi perdendo gran parte delle caratteristiche che gli consentono di essere immutabile, incensurabile, perché ovviamente una volta che i tuoi bitcoin sono su un account di un exchange centralizzato,
tu sei soggetto alle decisioni di quell'exchange centralizzato, che a sua volta avrà la sede legale in qualche paese e quindi sarà soggetto a sua volta alle normative che regolano. È di ieri la notizia che... diciamo che noi stiamo registrando il primo di marzo, quindi esatto. Lo voglio dire anche a chi ci ascolta, perché siamo anche in una situazione politica internazionale molto labile, quindi quando sarà pubblicata, Gian Maria, la nostra registrazione, speriamo ci siano delle evoluzioni positive, ma certo. Insomma. Prego, scusami, ti ho interrotto. Questa situazione di emergenza internazionale, politica, geopolitica e diplomatica, anzi, ormai di guerra, ci dà l'occasione di riflettere su questo che ho appena detto, perché Biden proprio ieri ha fatto un appello agli exchange di tutto il mondo chiedendo di bloccare i trasferimenti di Bitcoin che avvengono da persone di nazionalità russa, eccetera, proprio perché, come sai, oggi è il secondo giorno che la borsa di Mosca è chiusa. Sono state adottate delle misure di contingentamento dell'accesso al credito bancario e quant'altro, e quindi sono momenti in cui spesso si vede che la rete Bitcoin ha delle maggiori richieste da determinate aree geografiche. Non è detto che l'aumento di prezzo delle ultime ore sia determinato da questo aumento di richiesta della domanda. Però invece è interessante vedere come i player, gli stakeholder, possiamo definirli, come gli exchange, sono coinvolti anche in questo tipo di decisioni. Tra l'altro Binance, che il CEO di Binance, o Binance se non ricordo, ha dichiarato che non congelerà unilateralmente i wallet e gli account di persone russe senza un'autorizzazione giudiziale o altro, quindi fa vedere come anche, nonostante ci sia il punto di centralizzazione, non è esattamente come quello, diciamo, vecchio stile bancario, valutario, che finanziario, che per loro stessa definizione di solito sono molto cautelativi nel muoversi in questi ambiti. C'è da dire che questa, Gian Maria, queste sono tutte misure per in un qualche modo far fare alla Russia un passo indietro rispetto all'attacco dell'Ucraina, quindi insomma tutto quello che sta adottando l'Europa, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, insomma sono posizioni forti per cercare un attimino di cambiare la situazione e congelare quella che sono gli attacchi armati di questo momento, quindi speriamo. Certo. Penso che ogni manovra possa essere utile, poi come giustamente citavi tu prima, ogni realtà fa poi i conti con le proprie regole interne. Un altro esempio recentissimo è quello del convoglio per la libertà, Convoy of Freedom, in Canada, i camionisti che hanno bloccato Ottawa un paio di settimane fa. Anche lì c'è stato un intervento del governo di Trudeau, che ha chiesto poteri emergenziali, ha bloccato una serie di account bancari, bonifici, raccolte fondi, una raccolta fondi che era su GoFundMe, mi pare, o un altro settore simile, con oltre $200,000 già raccolti, eccetera, sono stati bloccati. Le transazioni e le raccolte fondi sono spostate poi su Bitcoin, e questo è un altro esempio di come, perché certamente fermare la Russia fermare l'attacco armato della Russia è condivisibile da tutti, ma se un domani questa stessa mentalità viene utilizzata in un contesto che, per cui non si sposa, diciamo, la moralità dell'indicazione dell'azione, si rimane soggetti a una scelta centralizzata fatta da terzi. Se invece si riesce a switchare parte del valore che si detengono i singoli nell'altra rete, si è, diciamo, sovrani dei propri averi completamente. Io come primissimo approccio direi che se non hai domande particolari... No, è stato veramente un piacere.
I 12, dico un'ultima cosa, i 12 anni di vita, ormai 13 anni di vita di Bitcoin sono costellati di numerosissimi episodi interessanti e divertenti che vanno e stimolanti, che vanno dalla vicenda di WikiLeaks a cui erano stati bloccate le raccolte, fondi, eccetera, e quindi poi ha continuato attraverso Bitcoin fino al caso di Silk Road, che era un market nel deep web che ha utilizzato questa moneta per un anno e mezzo circa, anzi praticamente l'ha quasi sdoganata nell'utilità dello scambio commerciale. Ho dimenticato di dire un sacco di cose tecniche del protocollo, ma credo che chi vorrà approfondire troverà una serie di link e risorse che ti metterò a disposizione, tu pubblicherai, e in generale suggerisco a chi è appassionato di tecnologia, ma anche di matematica, ma anche di politica economica, ma anche di politica in generale, di approfondire il discorso per capire di più, perché quello che ho potuto dire oggi sono solo poco più che suggestioni. Io ti ringrazio, sei stato chiarissimo, sei stato efficace, e poi diciamo anche, Gianmaria, che chi volesse approfondire meglio la tematica può anche contattarti direttamente tramite LinkedIn. Volentieri, questa Due Parole nasce come un'occasione di confronto tra professionisti, e quindi benvenga, io ti ringrazio. Speriamo che questa situazione passi il prima possibile. E io mi auguro, se c'è la possibilità, di averti di nuovo ospite a Due Parole. Grazie davvero. Certo, volentieri. Grazie. Buona giornata a tutti. A presto. Grazie. Ciao Alice, grazie.